Ancora una taglia. Piaciuto? Interessante. Da un momento ho dimenticato queste. Ok. Attimino, la persona ci può notare? Ma vediamo. Invece qua non c'è niente. Poi dicevo, che cazzo è sto rumore? Oh, come se qualcuno soffiasse, dicevo. C'è una gatta lì però. Cazzo. Dove mi ha visto? Ha visto proprio? Ma anche dietro ce l'ho. Questo c'è
c'è niente qui. Questo c'è proprio niente. A me diventa giorno. Ok. A me diventa giorno. Esistenza, danno, come cazzo di danno col cazzo? Orecchio tirante, il problema è che la moto è qua giù. Se la accendo faccio rumore. Un'altra colonia di nidi. Sono Troppo infestata. pericoloso, devo. Dov'è che è? Cioè questa? Elimina tutti i nidi. Campo di Copland, 800, 550 gradi di 1500. Disinfestatore. E Bruciarli. mi hanno detto che è troppo pericoloso, ma io. Ma perché non so dove sono? Mettiamo che a caso io ci voglio, lo voglio fare, no? E voglio fare questa. Quant'è? 189. Tre nidi eliminati. C'ho un cacchio, eh. Aspetta un attimo, cos'è? Mi sta rompendo la moto qui. Vediamo. Servirebbe un bel fucile a me. Perché fa un colpo, penso che sia che cacchio fosse. C'ho pochi colpi di questo. Caso c'ho qualche abilità da mettere? No, zero. Dipende anche quante che dà. Ce ne stanno due. Non vedo dove è l'altro. Che cazzo è successo a quello? È scomparso? È davanti a me. Non ho modo per mettere il silenziatore. Di no, no, niente. E pistola sia. Portarli al di là di questo. Lo posso sentire da lì. Bello, ho spaccato tutto.
fa molti danni, però. Certo. Le munizioni le posso assalire. Può salire. Non gli faccio. Ok, finalmente. Finalmente egli è morto. Potrebbe servirmi. Cos'è che. Che cosa ti sei perso? Il cannemozzo. Sei colpi. Sei colpi contro. Cos'è che ha più danni? Oh cazzo. Allora. Dov'è il nido? Non lo vedo. Ce l'ha davanti. Oh mamma. Quando sono 5 milioni che faccio? Mi da piano un attimo qualcosa, no? Togliamoci. Ok, Fadwell, dovrebbe esserci un'arma. Vediamo che ci fosse, se c'è una schiuta da pompiere, così almeno. Ci serve un'arma e invece l'arma non ce l'ho. Allora, qua cosa c'è? Bomba tubo, questo, granate, niente. Metti la granata frammentazione, ma... Non te la tenere in mano. Moto. La moto mi fa prendere niente. Quando mai? Entra nel cimitero dei pionieri, ma è dove devo fare la... Ah no, c'è il coso di Leon qui mi dà. Cioè io volevo fare l'altra cosa. Vabbè. Ah no, disinfestatore, ecco qua. La moto è tornata, non si sa come ha fatto. Da sola. Trovo la statua dell'angelo. Mamma, ce n'è solo uno. Per il momento. E uno è andato. Arrivati ce ne sono però. Statua dell'angelo. Mamma mia, cosa vuoi? Tu dici che... Non posso entrare. Nessun posto aperto. L'allarme c'è. Ecco, magari prima di spaccare. Vediamo se l'allarme è attivo, né? Potrebbe servirmi. Ah, silenziatore. Bella lì che mi serve. Per arma secondaria. Applica. Allora. Ok, non lo uso. Per me questo c'è il silenziatore e vorrei disattivarlo. Così che quella è la gente che arriva. Disattiviamolo così, per forza. No.
calma, maledetto. Zitto, al diavolo. Anche se avrei potuto usarlo come... lì mi dà qualcosa. Cedro. Sempre utile. Olleria. Trova la statua dell'angelo. Tutte in birre. Penso che qui ci siamo. Qua c'è proprio la pianta. Vedi. Che cazzo giocate? Dead Redemption? Di Best Near, addirittura. Non c'è niente. Tranne questo. Cos'è? Stecherino per uno, un fungo. Un'arma? Va bene lo stesso, basta che sia o no. Devo bruciarlo. In uscita dall'area della missione. Allora, Molotov. Sì, niente male. Preto ci fa un cazzo fa un po'. Bene. Ok. Così gli ho tolto un po' di roba da quel cazzo di posto. Accetta, fa meglio. La sta cazzo di casa dell'angelo, che forse ho trovato? È quella lì. Qui? C'è niente. Ah, devo seguire quella strada lì. Per forza. L'ho fatto fuori, dovrei trovare gli altri però. Dopo vi faccio un attimo sta cosa qua. Un angelo piangente. Deve essere qui. Dove hai nascosto il malloppo, Leon? Oh, ho sentito il gesto che vibrava tantissimo. Lì c'è un altro. Bergamotto selvatico. Devo cercare meglio. Lì ci sono delle tracce. Aceto sella. C'è qualcos'altro e qua c'è qualcos'altro. Da che parte? No, forse in una di queste.
Aspetta, che c'è anche qualcosa da Non lo vedere. sapevo. Angelo Custode. In una di queste qua. Un attimino, il panno ce l'ho già. Ora devo solo decidere a chi consegnarli. C'è un elicottero. Fissa di furtiva la mano. Boozer! Boozer, mi senti? Da non Cosa? crederci, ho appena visto un cazzo di elicottero! Un elicottero? Stai scherzando? Un elicottero dell'aereo! Mi è appena passato sopra, ignorandomi del tutto! Questo tempo salta fuori un elicottero dei federali dal nulla. Voglio seguirlo e soprattutto capire cosa diavolo stanno facendo. Ehi, Dick. Stai attento. Non avvicinarti troppo finché non avrai scoperto cosa hanno in mente. E non fare cazzate. Ce l'hai dietro il mostro, lo sai? Certo che no, non correrò a rischi. Via la testa. E uno. Stigo il Ok, è sì. andato. Cacchio, ho preso. Vai vicino, preso. Quadrato. Io volevo liberare. Vabbè, pazienza, un altro giù. Sali sulla moto. Indaga sull'elicottero avvistato. Dove? A 31 metri. Non è che. Ehi, 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 aspetta, aspetta! Stanno rallentando! A quanto pare si fermano! Se non si fermano per far che. Sono tutti anticontagio, corazzate, sono immuni ai tuoi attacchi. E io come faccio a. Amici, ti permette di seguire lo domenica nel caso di nemici umani potrei conoscere. Ho capito. Se mi vedono, sono morto. Erano solo 4? No, ce n'è un altro. Me? Vado lì dietro, li posso ammazzare da dietro? Non so, devo vedere. Se lanciassi un sasso potrebbe distrarli. Lo so che distrae, però. Sì, ho sentito qualcosa. Merda. Tutto bene. Ancora pioggia. Ma cosa devo fare qua, ma? Cosa ci facciamo qui fuori? Seguiamo gli ordini, ti basta? Spero di non ammalarmi. Non capisco mica. Mamma. Ha tutto necessario. Cominciamo. Questi ti possono andare. Tra i cespugli è un buon nascondiglio.
Dopo questo 13 spugli che faccio? Set. Io sempre fame. Come andiamo? Si finisce meglio. Dai, 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 togliti da qua. Sono scemo pure io. Che cos'è qua? Piccozza, arma da mischia. Che fa meno danni. Vai di lì. Oh. Che schifo di tempo. Già. Stai vicino a me, raccogli l'informazione. Come faccio? Chissà quanto ci vorrà. Sempre troppo per i miei gusti. Ma vicino quanto? Oh. Suggerisco di inviare una squadra dopo le 19.00 per valutare le condizioni all'interno della caverna. Nota per il dottor Anderson, la tua teoria secondo cui i soggetti sviluppano un primitivo stadio di comportamento notturno appare sempre più fondata. Fine del rapporto. Non hai sentito? Più di 400 soggetti. E non sono i classici curiosi a cui siamo abituati. Sono allo stadio 3. Ma lo fa, sei sempre lì, tipo. Se ti sbucciano, so cazzo. Io mi dispiace. Quella missione era una tragedia annunciata. E infatti, per questo è meglio restare fuori. Se bloccassi l'entrata della grotta, crede che potremmo almeno ridurli di numero? Non so, caporale, ci sono diversi tunnel nei paraggi. Andiamocene da qui. Se ci vuole ricaverne, certo, come se a qualcuno fregasse. No? E mo devo tornare indietro lì, certo. E comunque, perché siamo venuti qui? La benzina non è un problema, l'ho controllato. E invece io faccio anche una cosa, visto che ognuna ne ho consumata. Crea. Va. Quando abbiamo sorvolato Fairwell, c'erano furiosi a perdita d'occhio. Oh, cazzo. Non era neanche il mio turno. Da di là fa tutto il giro di là. Ma non protestare al comando. Ti sembro una del comando. Non sopporto questi incarichi. Fammi indovinare. Preferiresti essere nelle grotte di Bernam con la merda di furiosi fino alle ginocchia? Che ore sono? Ti si è rotto il display della tua. Cazzo. Quanto ne abbiamo ancora? E come faccio a saperlo? Dobbiamo aspettare. Quando io non vado alla moto.
soldi. Questo è un altro nido? Sì, sì, questo qua è un altro nido. Fammi andare qui, magari poi se ne vanno allora. Fine e i mezzi. Al centro, cancella nero. Credo oggetto sbloccato. Che dati con residui. Sì, che. Allora, nemici ad attaccare i loro simoni. Io sono per scatenare il caos. Vabbè, quello sì. Oh, mamma. Al volo! Allora veramente un... Boozer, rispondi! Ehi, Dick! Dimmi! Quando la sua mi ricordi? Va! Come stai? Che prese sarà così? Che prese stai? Oh! Che cazzo sarà bloccato? Cazzo, la moto! Oh, merda, sì, però! Oh, cazzo! E che minchia però. Guarda. Boom. No. Prendi. Fucile. Non ti alzi più. Aveva un tesserino. Come si chiamava? Oh, Brian. Non hai fatto che parlarne per tutto il tragitto fino al Three Finger Jack. Ok, è ancora vivo, Boozer. È vivo. Che stai dicendo? Eravamo lì, hai Assistenza, visto in che stato era ridotto il campo. Attimo, no, io posso... Quello lo so, ma ho sentito. Ok, ascolta, sono stato alla zona d'atterraggio. Aspetta, aspetta. Alla zona d'atterraggio? Ma che... Lasciami finire, ho sentito che parlavano alla radio. Parlavano di un tale di nome O'Brien. Dick, non... Meno danni e meno resistenza. Tranquillo, Boozer, tranquillo. Comunque, ora riposati. Lì concludo. Corvo. Cos'è? Ah, io sì. Questa è Radio Free Oregon. La verità ci rende liberi. L'inizio di questo inferno non ha sorpreso tutti. Solo i pazzi che mi ignoravano quando il mondo è andato a puttane. Non ero il solo a cliccare i federali, sia chiaro. Ma ad altri miei compagni purtroppo non è andata altrettanto bene. I cimiteri sono pieni di... C'è un altro nido, non capisco dov'è però. Nido. Cos'è questo? Ah, qui c'è un altro nido. Cos'è qua? Boh. Penso che sia il nido questo, no? Martiri che hanno cercato di denunciare le falsità e le ipocrisie sotto i loro occhi. E io lo so, perché quei bastardi hanno cercato anche me. Ho fondato Radio Free Oregon nelle ultime settimane prima che il governo cadesse. Trasmettevo da un furgone anonimo, viaggiando di città in città prima che le strade finissero intasate di auto e i ponti distrutti nel tentativo di fermare i furiosi. Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. Non credete alle menzogne. No, Cope, i cimiteri sono pieni di furiosi, non di martiri. E non potevi fermarti, perché se avessero visto il tuo furgone anonimo l'avrebbero fatto saltare. Almeno non mi sarei sorbito le tue cazzate su Radio Free Oregon. Mottato. Ok, niente. Ok, diamo un'occhiata in giro. Ah, c'è qualcosa. Ok, vediamo. Che succede qui? Ah, che cazzo. Centro.
Oh mamma. Quindi? Ce l'ho davanti. No, deve anche piovere adesso. Oh mamma, ma davanti che cazzo c'è? E fermati. Non è che se si ferma non è che cambia qualcosa. Colpi cade giù. Uno sta sopra. Un attimo se riesco a tirarlo qua. Non riesco a tirarlo lì. Qua è meno. L'ho visto? Ma dei ghoul sembrano. Mori. Ok. Cosa qua? Cos'è? Un altro silenziatore. Per cosa? Silenziatore speciale. C'è per il cecchino, immagino. Ah, ci sono delle impronte. Vanno in su. Vanno in su, sì. Aspetta un attimo, però. Prima di fare quello, davanti a me lì che cacchio c'è? No, direzione sbagliata. Non so, ma cos'è quello? A parte che io voglio mettere questo. Metti un silenziatore. Un altro covo, mi sa. Oh mamma. Ci sono tanti esempi. Andiamo un attimo qua a vedere. Ci sono. Eccoli là. Indizio. Che abbiamo qui? Sì, eccoti qui. Questi invece si sì, bello perché ti tirano via tutto tranne il coltello. Oh, vabbè, la posta. Ma perché sta gente, scusa, che male. Papà, questa è Radio Free Oregon, la verità ci rende liberi.
Il cielo è solcato di elicotteri neri. Se li avete visti o sentiti anche voi, tranquilli. Non siete impazziti. Esistono davvero. Cioè, e sono la prova che avevo ragione. 9 mm. Adesso penso che pensavamo che i membri della Nero avessero tirato le cuoia come tutti gli altri, uccisi dalla loro stessa idiozia. Invece sono rimasti nascosti per mesi, finché non è arrivato il momento di strisciare fuori dai loro covi per reclamare il dominio del mondo. Ma non succederà. Non posso permetterlo. E uno, due. E non correte da loro sperando che vi salvino la pelle. Tutti i soldati con un barlume di coscienza sono morti più di 2 anni fa. Questi vigliacchi vi spareranno a vista. Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. Non credete alle menzogne. È sovranista. Diamo Cop, non vogliono reclamare proprio niente. Ti stai inventando una marea di stronzate, ma tranne una. Ti spareranno a vista, per tua fortuna. Mi batte il cuore. Morto. Mi spiace. Ok, allora. Il problema è dove cavolo ero? Ero qui in fondo, posto. Cioè, devo tornare qui? Che misura 170 metri. Questo cos'è? Comunque, pensavo fosse chissà chi. Ancora lì devo andare. Cioè, prima di andare da una parte, poi di andare dall'altra, ma all'improvviso devo tornare qui. Allora, andiamo ancora qua. Anche se non capisco dove e quanto. Cioè, non mi viene segnato. Andiamo a vedere un attimo se quello lì è da un covo. Mi sa di sì. Quello che era qua. Questo era un covo. Cioè è un covo, quindi muovi un pochettino. Forse, non lo so. Anche se fosse, non lo so. Anche se penso di sì. Si fa tutto silenzio. Sì, si vede un amico. Okay. Sistemato. E un altro è andato giù. Che cazzo è? Infestati di fuoco sono aree estremamente. Si aggregano per costruire i propri nidi per i tre. Vengono tutti i nidi presenti in un'area a sbloccare nuovi percorsi del trasferimento veloce. Vedo. Può essere più vicino. Ma questo è il nido, l'altro no? Nido. Forza. Ti attaccheranno immediatamente, quindi no. Prendi mozze subito. Ho subito questo equipaggio.
questo. Vai. Porca miseria. Troppo vicini. Ecco, all'improvviso, così. Obiettivo del... per rendere sicuri gli spostamenti. Ma così, eh? Cazzo. Ma che cavolo. Adesso tutto. Questo me l'ha fatto, sì. Quindi penso che questo luogo qui adesso è sicuro. Allora, andiamo a fare questo. Selezione missione seconda. Blu, c'è il cadavere del bar, ho capito. Ma dov'è sta sto cacchio di cadavere? Di benzina carburante, sì, carburante sarebbe sì, va la moto. Minchia, mi serviva un po' di benzina io. A posto. Non posso. Non è un cervo. È morto vecchio. Ah, ci sono le tracce di costui. Sbam! Che ha colpita in faccia. Tre. Poi? Gli diamo un altro, no? Sì, so dove devo andare. Ma di qua. Che cos'è sta cosa? Opuscolo del vecchio cimitero dei pionieri. E beh, cosa devo rifare? Ma lo so. Ma cosa devo fare? Ah, devo bruciare questo. Tranquillo, Alvarez. Non ti lascerò in pasto ai furiosi. Riposa in pace. Ora non ti avranno. È una taglia sulla testa, è ormai andata la taglia. Ok. Tieni sempre questo. E taglia, te lo metti questo. L'ho bruciata in che senso? Ah, ok. Un po' bruciata. Scusa, ci sei? Sì, Dick. Risolto. Non pare, signor. Grazie, fratello. Lei l'avrebbe fatto per noi. Sì, sono sicuro. Medicina. Andiamo un attimo, se devo fare qualcos'altro. Dove devo andare? Dove mi dici di andare? Manca un video di Hot Springs. Invece qui? Trovo l'andaggio. MC. Ok. Dov'è che... Eccolo qua. Trasferimento veloce. Sì.
Quant'è che sono lontano adesso? Un chilometro e mezzo. Voglio trovare la cosma. Apri. Biker Boys. Ma perché non accede la maglietta? Ok. Biker Boys. Hai bisogno di qualcosa? Vieni, che succede? Oh. Velocità massima. Quanto mi costa? 1200. Un attimino. Oh, riduzione di rumore. Questo sì che mi interessa. Ah sì, è un gran bel pezzo. Primo acquisto. Capienza. Occhio. Questa cosa è caricabile sulla moto. Te lo incarto subito. Ok. Bene, hai bisogno d'altro? Ok, vediamo un po'. No, questo può aspettare. Cos'è? Pneumatici. Attrazione. Estetica. Cos'è? Ottima scelta, amico, ottima scelta. 100% va bene. Scarichi. La madonna. Va bene questo. Non te ne pentirai. Non c'è più niente, fa buono. Questo cos'è? Ah, il pezzo sopra. La vernice invece è... boh. Tutta nera, $10. Così da nascondere. Ah sì, un gran bel pezzo. Modello Firewall. Allora, te lo incarto subito. Ok. D'accordo. Andiamo via, okay. Un po' di orecchie, un po' di roba. Demon. Hai qualcosa da dire? Vendi gruppo. Ok. Ehi, accidenti, Dick. Hai 43? Sentito cosa è successo? Gli elicotteri neri. Sì. I federali girano ancora. Tu ci credi a queste storie? Ma di che stai parlando? Penso. Oh, Coop ne parla in continuazione. Secondo lui è la dimostrazione di quanto ha sempre sostenuto. Ovvero che questo casino è colpa dei federali. Hai presente, no? Teoria del complotto. Ma secondo te ha ragione? Chi? Copland? E quando mai? Stammi a sentire piuttosto. Se vedi uno di quegli elicotteri, quelli della Nero, avvisami, intesi? Sì, certo, Dick. Come vuoi. Va bene. Ci vediamo. Ripasserò. Che c'è? Ti serve qualcosa? No. Come va? Che c'è? C'è questo. Posso aiutarti? Scarpe, armadietto, armi, ancora niente. Vediamo un po' le scorte. Potenziamento. Primario, speciale. Kit energetico non me lo fa tirare. Niente acquisti oggi? No, ma faccio i guarda, però. Mi si vede più spesso ultimamente. È tipo fa questo. Nanny, guarda che ce l'ho ancora con te. Le ruote, trazione e resistenza. Ah, 640 richiesto, non posso. Quindi magari posso. Il motore? Neanche, mica 1200, ma te sei scemo. Potrei avere altra roba dopo. Faccio. Se hai bisogno, sono qui. Secondo. Ma la moto? Va fuori. Ah no, è dentro, dice. Ok. E questo dove va, scusa? Allora, andare per forza lì. Partire via. Trova il randaggio. Libera sé. Incontra l'accampamento. Ma cos'è che mi dà? Scontro di impugnante. Ok. Cacciatore di taglie. Disinfestatore.
condizione statica. Ah, me li segna poi i collezionabili sulla mappa. Ma la mappa proprio dinamica. Quant'è di esperienza? 3.000. Se no qua tu mi chiami si compra la moto. Non ce l'ho. Ehi, Cooper, il tizio che devo trovare. Chi ha ucciso? Che ti importa? È solo una taglia da recuperare, no? Certo, lui non mi interessa. Voglio solo sapere chi era. Uno di loro si chiamava Randall. È rimasto con noi quasi un anno. Gli altri due non li conoscevo. Vuoi che chieda? No, lascia perdere. Se trovi quel figlio di puttana, chiamami. Copland, chiudo. Devo cercare meglio. Eccolo qua. Tanto ci sono le munizioni. Meno male che non ho comprato. È necessario che devo tante per la moto. Come è necessario? Importante per la mo. Ma che. Porca miseria. Perché carburante per la moto? Improvviso la sirena sono spacciato. Sono i cani. Trova l'andaccio. Sono sempre qui per... Boh. Ah, mi ha dato vedere... C'è qualche abilità? Una abilità. Buono lì. Sopravvivenza.